Costantini, c'è un percorso che parte con grande anticipo rispetto alle elezioni, ossia l'avvio della campagna elettorale per quanto riguarda le amministrative, e sul suo nome, insomma, non c'è stata mai discussione sotto questo punto di vista. Ma siamo partiti a gennaio 2019 qui a Giulianova e ripartiamo a gennaio 2024, quindi facciamo tutto come 5 anni fa, lo stesso identico percorso. È evidente che però sono trascorsi 5 anni dove abbiamo dimostrato affidabilità amministrativa, abbiamo veramente realizzato un sogno nonostante le problematiche legate alla pandemia, alle guerre, ai profughi ucraini che sono stati qui a Giulianova. Abbiamo cercato nonostante tutto questo di garantire stabilità e un buon governo. Siamo partiti con un polo civico, oggi al polo civico si aggiungono i partiti della coalizione tradizionale di centrodestra, costruiamo una coalizione a 9 liste, penso che sia veramente una soddisfazione per il sottoscritto, ma anche un po' per tutta la città, perché finalmente si realizza un sogno iniziato 10 anni fa, quando il sottoscritto ha raccolto le ceneri del centrodestra e pezzo dopo pezzo è riuscito a incollare un po' tutte le anime moderate, civiche e partitiche che sono in città. Mettere assieme partiti e polo civico significa anche avere sotto questo punto di vista un dividendo importante per quanto riguarda il percorso amministrativo di questi 5 anni. Ma sì, noi è evidente che abbiamo fatto 5 anni dove abbiamo ogni giorno sanato fratture e cercato di ricucire la spaccatura che c'era stata nel 2019. Oggi vogliamo garantire 5 anni di tranquillità alla città, come sia sotto il punto di vista amministrativo ma anche politico, quindi oggi il numero dei candidati che si schierano a fianco alla coalizione centrodestra è un numero incredibile. Voi provate a pensare, stiamo parlando di 144 o 160 candidati, 9 o 10 liste che saranno al nostro supporto, quindi qualcosa di straordinario, e io sono orgoglioso e fiero di guidare questa squadra così importante. C'è la politica, ci sono anche i programmi, quale sarà la Giulianova dei prossimi 5 anni? Ma innanzitutto terminiamo il programma che abbiamo presentato nel 2019, più dell'80% è stato realizzato, ma qualcosa non siamo riusciti a fare perché il Covid ci ha fortemente rallentato. Però naturalmente abbiamo tante idee, abbiamo già dato dei riscontri con il PNRR, mettendo rimedio a delle problematiche che la città ormai aveva da 30 anni, mi viene in mente su tutta l'area del mercato coperto, l'ascito Cerulli, il depuratore dell'Annunziata, ma poi avete visto che siamo riusciti comunque ad appaltare e realizzare delle opere importanti e strategiche come il lungomare, Piazza Dalmazia, abbiamo aperto 2 scuole, noi abbiamo ereditato la scuola di Colleranesco chiusa e la scuola delle Coccinelle chiusa, l'abbiamo aperta entrambi, avevamo 25 soli bambini al nido per una città di 25.000 abitanti, che è una cosa ridicola, abbiamo portati a 100. Abbiamo fatto tante cose e continueremo su un percorso di buona politica.